C'est mal à ma jambe, je peux pas. Doucement, doucement, lui. 2 kilomètres. C'est mal à ma jambe. J'ai 2 kilomètres. Je peux pas arrêter, c'est pas vrai. Buongiorno. Viene da Limoges, come le ceramiche. Ha 32 anni, ma in media ha pedalato meno di chi è più giovane di lui, che ha iniziato che era ormai 18enne. Luc Leblanc ha una gamba più corta dell'altra, 17 mm che sono, assieme alle cicatrici, il sintomo di una storia differente. Aveva 14 anni quando fu investito da una macchina, con lui era il fratello di 7 che morì. Salvo per miracolo, per lui ci furono collegio e seminario, la religione l'aiutò. Ormai adulto, salì in bicicletta per un programma di rieducazione, lo vide Poulidor, l'eterno secondo, ed intuì le potenzialità di quel ragazzo dalle gambe differenti e la pedalata piena, potente. Il vecchio ciclista lo seguì, lo mandò a spaccar legna nei boschi per fortificarlo e lui cominciò a vincere. Vestì 2 giorni la maglia gialla, fu campione di Francia battendo il suo capitano e tra le polemiche, visse momenti di crisi che superò. Quarto al Tour nel 94, l'anno dopo protagonista Les Arcs mentre crollava in Durain. Ormai è pedalatore di successo che prosegue a battersi con i problemi che quella gamba più corta gli crea, circondato da manipolatori americani, agopuntori giapponesi, con quella curiosa posizione in sella che in questo giro non l'ha portato ad esprimersi al meglio sull'asfalto italiano che pure gli piacque assai quando, pedalandovi, divenne campione del mondo.